Avete mai pensato di diventare invisibili buttandovi addosso un po' di succo di limone? Di questo e di altre assurdità parleremo in questo video, dopo la sigla. In ogni cultura ci sono espressioni, affermazioni e motti che servono un po' a modellarla. Esistono anche espressioni in grado di racchiudere il significato storico, il carattere specifico di quel momento. I tedeschi hanno anche coniato una parola per dire lo spirito del tempo. Si chiama Zeitgeist. La cosa interessante è che alcune di queste parole, che sono nate per descrivere lo spirito di quel tempo, di quella cultura, diventano così famose, così grandi, da sembrare universali. Pensiamo alla classica, ama il prossimo tuo come te stesso. Facile, lineare. L'intento credo che sia chiaro. Dico credo, perché anche su una frase così ci sono le interpretazioni, le idee. Non dimentichiamoci che siamo l'unica specie che non è capace di accettarsi. Siamo una specie che ha inventato la psicoanalisi, 10.000 forme di introspezione, per cui non è che ci amiamo molto. Anzi, ci sono parti che ci stanno proprio sul cazzo. E quindi significa che come vedo quella parte in un altro mi sta sul cazzo anche lui. Perché se lo amo come amo me, quella parte mi sta sul cazzo. Se voi vi amate poco e vi amate male, allora amate poco e male anche gli altri. E se ama il prossimo tuo, lo intendiamo come prossimo nel senso di vicino, quindi ama quello che ti sta vicino, allora quando si allontana lo puoi amare un po' meno. Magari se è molto lontano lo puoi proprio odiare. Non credo che fosse quello che si intendeva, però comunque di frasi ce ne sono tantissime. Alcune più potenti di altre. Che ne so, carpe diem, potere al popolo, ricordati che devi morire, I have a dream, stay hungry, stay foolish, think different, just do it, Hakuna Matata, Dio stramaledica l'inglese, insomma, avete capito, è pieno di questi modi. Ci sono per esempio storici che pensano che alla base dell'evoluzione del pensiero occidentale moderno ci sia il detto socratico «so di non sapere». E quando erano andati da Socrate e gli avevano detto «ma perché tu sei considerato l'uomo più intelligente di tutta la Grecia?» Lui aveva detto «beh, perché io so di non sapere». Perché è così, se voi pensate di essere ignoranti, non smetterete mai di studiare. Vedete come «so di non sapere» sia forte. Come un motto così semplice poi diventa la base di un pensiero. Perché so di non sapere è anche l'idea che voglio sapere sempre di più, sempre di più, sempre di più e quindi continuo a fare ricerca, a scoprire, a studiare il mondo. Ed è sempre grazie a questo motto che abbiamo scoperto di tutto. Che ne so, la struttura dell'atomo, la struttura delle cellule, poi siamo passati alla bomba atomica, la polvere da sparo, la plastica, le nanoparticelle, il Kevlar, ci hanno permesso di avere contenitori fantastici, indistruttibili, che poi spargiamo ovunque nel mondo e rimarranno lì per centinaia di anni a inquinare. Perché mi vengono solo cose orribili? E poi abbiamo esplorato tutto e non paghi, siamo andati anche sulla Luna a lasciare qualcosa anche lì per... Vabbè, anche questo non è il massimo. Perché vogliamo scoprire di più. E quindi questa consapevolezza ci porta sempre a qualcosa. Anche se mi viene qualche esempio negativo, è bellissima la sete di conoscenza. Ma allora, lo sapete che nei miei video c'è sempre un qualcosa che rema contro? E qui arriviamo al qualcosa, quello che si chiama l'effetto Dunning-Kruger. E si chiama così da due ricercatori, David Dunning e Justin Kruger, che ne hanno parlato per la prima volta in un articolo del 1999. Un articolo che, pensate un po', gli ha fruttato un Ig Nobel. Vabbè, però ci sta. Lo studio si intitola Unskilled and Unaware of It, How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Self-Assessment. Che tradotto significa? Incapace e inconsapevole di esserlo. Come la difficoltà di valutare se stessi porti a pensare di essere molto meglio di quel che si è. Traduzione un po' libera, ma mi piace. Precisazione. Lo studio di Dunning-Kruger è stato fatto su maschi bianchi americani. Perché questo è importante? Possiamo dire che i maschi bianchi americani sono più o meno quelli che hanno preso le decisioni più importanti per il pianeta negli ultimi 50 anni, più o meno.
Però ci sono stati degli altri studi che hanno detto che in Asia è il contrario. Per cui ipotizzavano un effetto anti-Dunning-Kruger. Non ci voglio andare nel dettaglio, però per dirvi, l'effetto Dunning-Kruger riguarda uno studio su un tipo di società particolare. Ok? Premesso. Ma che cos'è l'effetto Dunning-Kruger? L'idea è, più una persona è incapace di capire un argomento, più quella persona penserà in un tempo molto breve di essere un esperto di quell'argomento. Nobody knows much more about technology than I do. I think nobody knows more about campaign finance than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. I know more about ISIS than the generals do. I understand Twitter. I understand the power of Facebook. Maybe better than almost anybody. Because I have a very good brain. I know words. I have the best words. I'm the king of banking. Oh, am I good at banking? Nobody knows it better. I understand money better than anybody. Nobody knows more about trade than me. I know more about drones than anybody. I know about every form of safety that you can have. Nobody knows the system better than me. Ovviamente è un effetto che potete capire. Quando studiavate matematica alle elementari, una volta che sai fare le addizioni e le sottrazioni, e si cava moltiplicazione e divisione, ho finito. È tutta la matematica, per cui no. Poi si cresce, poi il suo di non sapere entra dentro di noi. Fa parte della nostra società, ci ricorda che c'è tanto che non sappiamo. Proviamo a immaginarti l'altro aspetto, cioè non so di non sapere. Significa che qualsiasi cosa studi, io mi sento il migliore esperto mondiale di quell'argomento. È una figata. Cioè, voi leggete due cose di matematica quantistica e poi andate a dire che ne so, siccome nella matematica quantistica tutto è determinato, allora anche la vostra vita è determinata. Adesso mi sono ricordato una conferenza lunghissima che guardavo l'altro giorno, in cui c'erano tutta una serie di scienziati sul palco e uno faceva fare una domanda, le domande passavano dal moderatore e chiede una cosa sulla matematica quantistica di questa, che ne so, il destino alla matematica quantistica. E il moderatore, che fino a quel momento non ha mai intervenuto, dice solo una cosa, chi fa ipotesi sulla matematica quantistica sono sempre persone che non sanno niente di matematica quantistica. Ora, la cosa di Dunning-Kruger non è nuova, ci sono stati vari altri in passato che hanno notato la stessa cosa. Darwin diceva, ho notato che l'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. Shakespeare diceva, il saggio crede di essere stupido, ma è lo stupido che è convinto di essere saggio. O Spinoza, tanto più uno è ignorante, più uno è portato a scrivere. Ma quindi, perché Dunning-Kruger decisero di fare una ricerca su un argomento del genere? Nel 1995 avevano letto un articolo di un tale che si chiamava MacArthur Wheeler e aveva rapinato due banche a volte scoperte. Chiaramente l'hanno arrestato subito. Ogni tanto c'è qualcuno che va a fare rapine, che ne so, sotto cocaina, pensa di essere onnipotente, eccetera, eccetera. Lui pensava di essere invisibile. Lui pensava di essere invisibile perché aveva letto che il succo di limone rende invisibile l'inchiostro quando scrivi sulla carta. A meno che non lo esponi a fuoco, cosa che proverò appena finito questo video perché non ho avuto un'infanzia. Quindi lui era convinto di essere invisibile per questo. Cosa aveva fatto? Non è che fosse un idiota. Era uno di 45 anni. Si era sparso il succo di limone e si era fatto una foto con una Polaroid, vi ricordate quelle che stampavano? Probabilmente era una vecchia foto, c'era una pellicola rovinata, eccetera. Effettivamente la foto era uscita bianca. Cioè, è vero. Dopodiché lui non era andato da solo, era andato con un complice e il complice lo vedeva, ma lui aveva la Polaroid, oh, carta canta. Poi ha detto, vabbè, il limone mi rende invisibile alle telecamere. Cioè, fine, lui era convinto che nessuno l'avrebbe riconosciuto. Piccola parentesi, troverete altre ricostruzioni, ma che lui pensava di essere invisibile, questo mi sembra abbastanza costante. Ora, non c'entra niente. Quando sono andato a Bali, io mi ricordo due che avevano arrestato. In Indonesia c'è la pena di morte per droghe. E uno l'avevano arrestato, sapete che quando arriva il passaporto all'immigrazione. E questo fa un grammo di coca dentro il passaporto. Vabbè, è per dire come l'idiozia sia strana, ma non c'entra niente perché non è che pensava di avere la droga invisibile. Tornando all'effetto Dunning-Kruger,
di personaggi che mettono a repentaglio la propria vita perché sopravvalutano le proprie capacità, perché non sono abbastanza di quel campo, eccetera. Ce ne sono tanti. Cercatevi Darwin Awards, se volete vedere un po' di assurdità. Ci sono delle robe meravigliose. Meravigliose da un punto di vista comico, molto tragico da un punto di vista della persona. Quasi tutte finiscono con la morte, ma in realtà i Darwin Awards sono che non si può più riprodurre, quindi non c'è qualcuno che... che so, salta con la motocicletta il bianchino e finisce virato e prende il Darwin Award. Però chiaramente ci deve essere un misto, cioè magari salti il Grand Canyon con una bicicletta dove hai messo benzina da elicottero perché ti dovrebbe far andare più in aria o più veloce, cioè ci deve essere un momento in cui pensi di essere un genio, per quello non possono collegarti. Tornando ai dati reali, c'è stato uno studio su 25.000 americani in cui si chiedeva: pensi di essere bravo nella gestione aziendale? Le persone che dicevano sì, cioè quelle che pensavano di sapere più degli altri, erano gli 800 che avevano avuto nella vita un fallimento finanziario. Cioè quelli che da un lato sì, puoi pensare so di più perché ho visto il peggio, però che proprio quello che è andato male pensi di essere più bravo degli altri è interessante. E prendiamo Trump. Perché Trump dice sono il più grande genio della finanza mai esistito, quando è uno a cui praticamente è andato sempre tutto male, eppure in cui dici di essere uno dei più grandi affaristi della storia. Sempre Trump, finisco. Vabbè. Ovviamente non tutti gli studi mostrano l'effetto non inclusivo. Per esempio, uno studio interessante era stato fatto sugli studenti universitari. Gli avevano dato il test, l'esame, e dopo l'esame gli avevano detto ok, valutate come siete andati a questo test. In quel caso il solo di non sapere funziona. Solo mi sembra il 6% si era valutato più di quanto effettivamente avesse preso. Quindi magari c'è un quoziente intellettivo minimo sopra il quale l'effetto Dunning-Kruger inizia a calare. Sarebbe interessante vederci uno studio, non l'ho trovato. Direi che nell'ambiente scientifico il mondo continua a funzionare col sistema socratico. Continua a funzionare con la ricerca, col vario sempre di più. E internet funziona sempre più verso Dunning-Kruger, specialmente se avete Facebook o se leggete idiozie. Qui è un po' una cosa a due livelli, in cui sembra che un effetto Dunning-Kruger stia creando dei danni al mondo occidentale, ma non alla scienza. Piccola curiosità in chiusura, in Inghilterra ho visto spesso quella che è l'opposto dell'effetto Dunning-Kruger, cioè la sindrome dell'impostore, cioè l'idea di uno molto bravo che pensa di essere scarso. E nel mio lavoro ogni tanto ho visto una persona che è davvero brava sottostimarsi enormemente. È come l'anti-Dunning-Kruger, l'anti-tassello. Poi non porta gli stessi effetti perché probabilmente quello è l'effigie del suo non sapere, è proprio l'immagine. Cioè lui si sente sempre meno bravo perché sa di più. Penso di quello qui, dicevo, dimmi da 1 a 10 quanto sei bravo in questo. Chi aveva iniziato da più di 5 anni 10 non se lo dava mai. Chi aveva iniziato da meno di un anno si dava 10 su un sacco di cose. E sei un folle, perché lo sai che se ti dai 10 significa so tutto e non puoi sapere tutto. Lo sai che c'è un mondo immenso e se non ti dedichi a quella cosa della tua vita non ci arriverai. Dire che se ti sbatti al muro prima o poi una parte del tuo cervello passerà e quindi in teoria potresti attraversare il muro. Più sai, più ti accorgi, quindi stay hungry, stay foolish, dai, chiudiamola a Steve Jobs. Tutto mi fermo, un giorno farò una live così posso andare a casaccio per un po'. Grazie mille per essere stato in quest'altro video sull'assurdità del mondo. Se siete arrivati fino a qua e se non siete iscritti potrebbe essere un ottimo momento per farlo. E buona serata, o buona mattina, sto facendo uscire la mattina adesso, buon pranzo. Esistono anche espressioni in grado di racchiudere il significato storico, il carattere specifico di quel momento. Penso un po' ai tedeschi, quelli che sono più bravi a riassumere tutto in una sola parola. Pensiamo ad esempio alla parola tedesca Gutenskatunga Asger Argutzkanga Asger Kakunga. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Che significa semplicemente direttiva per l'assegnazione delle licenze di trasferimento dei beni immobiliari. O alla più accessibile Kraspersasunga Asbarak Tatunga.
Kraftfahrzeugstellplatzverordnung, che sta per regolamento del parcheggio dei veicoli a motore. O la ancora più comune Freundesabungen. Freundschaftsbeziehungen. Che significa rapporti di amicizia. Ma questa si capiva perché sembra quasi inglese, no? Corretto, sono vestito. Vabbè, cambia un po' la veste. Però è Natale, dai, dai, è Natale, si vede il cappello. Ok, here.